Ciao, sono Vittorio Bartolini, sono l'istruttore del centro di Brescia e in questo video ti voglio parlare di cosa dicono le neuroscienze sull'apprendimento delle lingue e come puoi sfruttarlo a tuo vantaggio. Video dedicato a tutti i secchioni. Allora, ci capita spesso di avere un sacco di confusione rispetto a come si dovrebbe fare a studiare le lingue bene, perché ci sono persone che dicono di studiare prima la grammatica, persone che ti dicono di studiare prima il lessico, i vocaboli, alcuni dicono che devi per forza andare all'estero, altri dicono che devi per forza avere un insegnante madrelingua. Insomma, c'è un sacco di casino e non si riesce a capire qual è il modo migliore che dovresti sfruttare tu per imparare una lingua o per imparare l'inglese, che poi è la mia specialità. Allora, fondamentalmente, qualche mese fa mi sono messo a studiare, approfondire questa questione per capire cosa dice la scienza rispetto a come funziona il nostro cervello nell'apprendimento delle lingue. E devi sapere che ci sono degli studi molto interessanti, soprattutto degli studi di neurolinguistica fatti sugli ERP, che vabbè, ti ho messo qui questa simpatica slide di spiegazione, sono dei segnali emessi dal cervello in risposta a degli stimoli ben precisi. Uno degli studi più interessanti che ho trovato, di cui ti parlerò tra poco, parla fondamentalmente di due segnali nello specifico. Il primo si chiama N400, è un segnale che il tuo cervello emette quando incontra delle parole poco usuali o quando incontra delle parole che non conosce o che sono estremamente fuori contesto. Il secondo segnale invece si chiama P600. Questo è un segnale che il nostro cervello emette quando ci sono delle anomalie nella sintassi, degli errori grammaticali, quindi è associato all'apprendimento delle regole di grammatica, ad esempio. Quindi lo studio di cui ti voglio parlare è uno studio molto molto interessante fatto dall'Università di Washington, stavo dicendo di Washington, ma è di Washington, in cui fondamentalmente hanno dimostrato che l'apprendimento del lessico e l'apprendimento della grammatica avvengono nel nostro cervello in modo dissociato. Nel senso che vengono fatti in momenti diversi e avvengono in modalità diverse, diciamo così, voglio spiegarlo in modo semplice. Fondamentalmente la cosa interessante è che il nostro cervello, secondo questo studio, impara prima l'aspetto di lessico, di vocabolario, le parole. E soltanto dopo, lo studio faceva riferimento a 80 ore di lezione, quindi qualche settimana dopo, il cervello apprende e capisce come funziona bene la grammatica, la morfosintassi. Questo l'hanno capito proprio analizzando le risposte di segnale N400 e P600. Si è visto che prima il tuo cervello si adegua e si verificano dei cambiamenti dal punto di vista del segnale N400, quindi vocaboli, lessico, parole. E soltanto dopo ci sono le variazioni e i miglioramenti nel P600, quindi che riguardano la grammatica o la sintassi. Questo è molto interessante e lo possiamo assolutamente tenere presente quando dobbiamo imparare qualcosa di nuovo in inglese. O dobbiamo migliorare il nostro livello, perché soprattutto se parti da zero devi ricordarti che devi partire dalle parole, dal lessico. Ovviamente non soltanto dal significato, ma ricordati di tenere in considerazione moltissimo anche la pronuncia, i suoni e insomma il fatto di pronunciare correttamente le parole, perché in inglese se no si fanno i danni e un piccolo cambiamento di suono può cambiare di tantissimo il significato. Oltre a questo, ovviamente pratica, pratica, pratica. In che senso? Sempre secondo gli stessi studi è stato verificato che i modi più efficaci per far apprendere il tuo cervello e per vedere delle risposte positive nell'andamento dell'N400 e del P600, i modi più efficaci sono sempre legati alla pratica, quindi conversazione, ascolto, film, libri, podcast, serie TV, sempre però ad un livello che sia adeguato rispetto al punto in cui ti trovi. Perché se è troppo difficile diventa un sovraccarico di informazioni e non impari nulla, anzi sei soltanto confuso e frustrato. Quindi sempre pratica ad un livello adeguato e parti dai vocaboli e dallo studio dei suoni. Spero che tu abbia preso degli spunti utili da questo video, ci vediamo nei prossimi post, ciao!